sempre chiesto di tornare giù di una categoria, e ho sempre dimostrato che potevo farla, sono arrivato fino alla Serie B e nessuno mi ha regalato niente. Quindi sono arrivato a un certo punto che ho dimostrato anche in B che comunque ho fatto il mio campionatino, quel che ho giocato, però vorrei continuare su questa categoria, cioè sinceramente, perché mi sembra giusto, no? L'anno scorso ho fatto le stesse presenze, infine, meno male, con un po' di partite in meno, però più o meno le stesse, solo che magari il primo anno ho avuto più fiducia perché ovviamente ero in C e si puntava alla salvezza, poi è stato un miracolo che siamo andati su e dici vabbè, però l'anno dopo siamo partiti forti e anche il mister invece a giocare spesso, poi è stato qualche dibattitino, qualcosa, perché anche quando magari facevi dimostrare di fare una buona partita e tutto, magari dopo così ti metteva fuori, dopo dentro, fuori, 10 minuti, e non è continuità, così dopo un po' di testa inizia a impazzire, capito? No, io non ho parlato con lui personalmente, lui sta parlando come parla con tutti, con la squadra, come se fosse un elemento comunque della squadra fino adesso, quindi. Come ti sembra l'allenatore? No, mi sembra un allenatore. Cioè più che altro è molto, un allenatore molto preciso, sa quello che vuole e sa come farlo, come ottenerlo, insomma. Ogni anno che passa io mi sento benissimo di voler giocare qua, però cioè, ma non è per dire che sono più forte, ma perché ogni anno vedo comunque come va i ritiri, le cose, e mi sento in grado di poterlo fare. Sì, ma ogni anno lo vedo sempre di più ed è normale, comunque essendo ancora giovane, meno male. Anche perché davanti siete tantissimi. Fai conto che devono giocare? Siamo in 8, siamo. No, fai conto ci sono due che giocano e due in panchina. No, quello sì, però perché mancava Hobby, mancava oggi, che è giocato lì. Però davanti sono delle punte comunque che, cioè si può dire che sono di spessore, comunque c'è un futuro che comunque ha un'esperienza importante. La noce uguale, Paria è molto forte. Poi c'è Babacar che è fortissimo, quindi dici ok, va bene, la gioco, posso anche dire ok, però ovviamente c'è davanti delle persone che comunque hanno un nome, è difficile così.